richiesta della riforma di condanna di primo grado per Ottaviano Del Turco è questa una delle principali richieste formulate questa mattina dal sostituto procuratore generale Ettore Picardi in Corte d'Appello all'Aquila, dove si è svolta l'udienza del processo di appello di Sanitopoli. Pene troppo severe in primo grado. È questo uno degli elementi salienti della requisitoria del sostituto procuratore generale in Corte d'Appello Ettore Picardi, che ha riformulato le condanne per l'ex presidente della regione Ottaviano Del Turco ed altri imputati nel processo d'appello per lo scandalo denominato Sanitopoli. Per l'ex presidente Del Turco, condannato in primo grado a 9 anni e 6 mesi, il PG Picardi ha chiesto la condanna a 6 anni e 6 mesi di reclusione. Per l'ex manager della ASL di Chieti, Luigi Conga, 9 anni in primo grado, 6 anni di reclusione. Per l'ex capogruppo regionale del PD, Camillo Cesarone, 9 anni in primo grado, 6 anni e 6 mesi di reclusione. Per Lamberto Quarta, ex segretario generale dell'Ufficio di Presidenza della Regione Abruzzo, condannato a 6 anni e mezzo in primo grado, 5 anni e 6 mesi di reclusione. Per gli ex assessori Bernardo Mazzocca, 2 anni in primo grado, e Antonio Boschetti, condannato a 4 anni di reclusione in primo grado, chiesti rispettivamente 1 anno e 2 mesi e 3 anni di reclusione. Del Turco, condannato in primo grado dal Tribunale Collegiale di Pescara il 22 luglio 2013, deve rispondere di associazione per delinquere, falso e corruzione. Per oltre 2 ore Picardi ha ricostruito i rapporti tra politica e sanità, ripercorrendo le vicende delle cartolarizzazioni, dei viaggi e delle relazioni pericolosi tra esponenti delle istituzioni e il grande accusatore, l'ex re delle cliniche private Vincenzo Angelini. Sarà un mese caldissimo quello di ottobre, con udienze che si articoleranno a cadenza settimanale, per arrivare al 30 ottobre con l'ultima udienza delle difese, a cui seguirà la calendarizzazione delle repliche dell'accusa e le eventuali controrepliche delle difese e parti civili, previste per il mese di novembre. La Camera di Consiglio e la sentenza sono previste entro il 2015.